La bellezza è sicuramente un valore soggettivo, ma onestamente mi sento di dire che il Galaxy S6 Plus è tra i più belli in circolazione nel campo degli smartphone. Un telefono davvero molto bello che ricalca le orme del fratello minore, ma ne esalta le forme con questo aumento di dimensioni. Le dimensioni sì, sono aumentate in maniera considerevole. Siamo arrivati a 5,7 pollici per ciò che concerne il display. Lo affianco al Galaxy Note 5 e vediamo che effettivamente i due telefoni si somigliano moltissimo, anche se l'S6 Edge Plus è leggermente meno spesso. Nella confezione di vendita, troviamo la classica manualistica. Andiamo un attimino qui a scartare la graffetta per disinserire la nano SIM dal vano posto nella parte alta del telefono. Poi abbiamo il caricatore. I device Samsung di ultima generazione si ricaricano veramente con una facilità assurda. Il cavo USB, micro USB e queste cuffiette che ricalcano un po' ciò che ha fatto Apple, molto curate in questa confezione in plastica. Andiamo qui un attimino a posare la confezione di vendita. Per quanto riguarda le dimensioni, non sto qui a dare i numeri perché ve l'ho affiancato al Galaxy Note 5, ma devo dire che comunque voglio fare un plauso a Samsung per la costruzione di questi apparati. Sono davvero spettacolari. Il frame metallico laterale si accoppia benissimo con i bordi, con questo display Dual Edge. Sulla parte sinistra troviamo il bilanciere del volume a tasti separati. Tasto accensione spegnimento o blocco sblocco posto sulla parte destra. In alto troviamo il vano per la nano SIM e il secondo microfono per la riduzione dei fruscii. Parte bassa, speaker, suono ottimo, pulito, non gracchiante. Abbiamo il microfono, il jack da 3,5 e la porta micro USB. Parte posteriore ricalca ciò che era l'S6 Edge Plus e anche perché no l'S6 Flat. Fotocamera stabilizzata 16 megapixel, ottima, ma secondo me leggermente inferiore a quella del Note 5, poi vi spiego il perché. Poi sulla parte posteriore troviamo anche il flash con i vari sensori, sensore biometrico, eccetera, eccetera. Connessioni al top, wifi, bluetooth, possibilità di condividere lo schermo, quindi miracast, possibilità di fare hotspot, GPS assistito con GLONASS, ma ormai non è una novità, i GPS girano ormai bene su tutti gli apparati. Per quanto riguarda la memoria, qui la memoria RAM sale a 4 GB. Secondo me 4 GB possono essere anche eccessivi su uno smartphone. Secondo me bisognerebbe un attimino migliorare l'ottimizzazione. Questo perché generalmente quando le applicazioni sono aperte e quindi il telefono lavora in background, 3 giga di RAM generalmente sono occupate e questo onestamente a me non è piaciuto. So che è una problematica di Lollipop, con la 5.1.1 è stato leggermente ridotto il problema, ma non è stato sistemato a dovere. Secondo me si potrebbe fare di più. Per quanto riguarda invece le memorie ROM, non sono espandibili, scelta secondo me ottima, visto anche che si propone il taglio minimo da 32 GB fino a 64. Il telefono ne guadagna assolutamente in velocità, le memorie sono rapidissime, mai un problema, quasi mai un impuntamento. Dico quasi mai perché ogni tanto sono presenti i classici ricaricamenti della TouchWiz. TouchWiz che è rimasta praticamente invariata, con il pinch si può arrivare alle schermate, si possono cambiare gli sfondi, inserire widget, cambiare i temi che, come dico sempre, danno anche un eventuale consiglio a Samsung di forzare un attimino sugli sviluppatori perché di temi carini ce ne sono giusto due o tre e secondo me questo non va bene. Molto belle le icone nuove di Samsung che però, come sul Galaxy Note 5, non si sposano bene con le icone di terze parti. C'è sempre un po' di disordine sulla home, qualche icona rotonda, qualche icona quadrata, qualche icona smussata. Onestamente, a me questa cosa non piace. È sicuramente un parere personale, ma mi andava un attimino di illustrarlo agli utenti. Possibilità di ordinare
le applicazioni anche in maniera alfabetica. Questa è una cosa assolutamente utile che non poteva mancare, cosa che è successa un attimino quando sono stati lanciati i primi Galaxy S6. Per quanto riguarda il display, beh, come al solito, un'ottima unità da 5,7 pollici, display Super AMOLED neri assolutamente perfetti. I bianchi sono davvero ottimi, la luminosità è davvero buona, non la alzo per il fatto che poi darebbe fastidio un attimino nella videocamera, anzi vabbè, un attimino una prova la voglio fare. Come vedete la luminosità è assolutamente buona, i bianchi sono davvero ottimi. Ho notato solo una cosa però sulla fotocamera rapida. Nell'apertura, perché comunque la fotocamera di Samsung con il doppio tocco sul pulsante fisico centrale, che funziona anche molto bene come sensore di impronte digitali, non siamo a livello di Apple, però comunque abbiamo raggiunto un ottimo funzionamento. Andiamo un attimino a scattare una foto. La messa a fuoco della fotocamera, come vedete, anche sull'S6 Edge Plus, un attimino a volte fatica quando ci troviamo a dover gestire delle macro. Mettiamo un attimo a fuoco, scattiamo. Il tempo di scatto invece è pressoché nullo, quindi velocissimo davvero a scattare le foto, velocissimo anche a reindirizzare l'immagine nella galleria. E beh, che cosa dire? La fotocamera è un mostro di potenza, ma questo ma è legato al fatto che quando ho scattato le foto con l'S6 Edge Plus e le ho confrontate un attimino con quelle del Note 5, ho notato che chiaramente io poi conosco un attimo l'ambiente dove ho scattato la foto. Vedete, questa sedia risulta un attimino essere tendente al rosa, invece è di un rosso molto vivo. Stessa cosa con il giallo, c'è una sorta di alone bianco, chiaramente impercettibile. Bisogna conoscere un attimino l'ambiente in cui è stata scattata la foto per rendersene conto, però devo dire che effettivamente c'è. Ovviamente possiamo comunque ridurre questo tipo di problema andando un attimino nelle impostazioni e tarare diversamente il display. Quindi insomma al problema si potrebbe anche ovviare. Cosa che mi è piaciuta di questo Super AMOLED è il fatto che non spara eccessivamente i colori. Il telefono funziona davvero molto molto bene anche per ciò che concerne il gaming, tant'è che abbiamo una scheda, una GPU Mali T760 molto potente che rende i giochi davvero piacevoli, i dettagli sono al massimo e il telefono non subisce assolutamente rallentamento. Anche quando comincia leggermente a riscaldare, cosa assolutamente della norma, sulla parte posteriore del device. Occhio, è un Gorilla Glass molto resistente, ma non esente eventualmente da micrografi e soprattutto poco oleofobico, come si può vedere anche nella videocamera. Andiamo un attimino ad aprire il client mail che anche in questo caso, come su tutti gli altri Samsung, è un client mail veloce, rapido, un client mail molto fluido, non abbiamo particolari problemi. Molto veloce anche rispondere, condividere o inoltrare, quindi non sto qui a dire le solite cose perché ormai sappiamo come funziona il client di mail anche in virtù di altre recensioni sui Galaxy S6 di prima generazione. Andiamo un attimino sul browser internet, browser stock, non proviamo Chrome. Chrome gira non benissimo, ogni tanto c'è qualche scattino, ma questo è un problema di Chrome. Andiamo un attimino sul browser stock, andiamo subito sul Corriere della Sera. Aspettiamo che si carichi completamente la pagina. Chiaramente siamo anche un attimino legati a ciò che è la nostra rete wifi. Abbiamo dall'altra parte altri device collegati. Abbiamo un iPhone, abbiamo un Mac, abbiamo una Smart TV, quindi può essere un attimino lento nel caricare, quindi non è un problema del telefono, in questo caso, ma è un problema di rete. Andiamo ad aprire il Corriere, dobbiamo anche un attimino provare la fluidità di sistema. Aspettiamo che si carichi. Andiamo a richiedere la modalità desktop.
Ricordiamo sempre che il Corriere è una pagina benchmark abbastanza pesante. Sta caricando nel frattempo. Possiamo già comunque iniziare in ogni caso a scrollare. Anche Samsung sta un attimino attuando uno scroll leggermente più lento della pagina. Come vedete, il browser è assolutamente buono, non c'è un resize alla pagina. Andiamo un attimino ad aprire una notizia. Il browser si comporta molto bene, non ci sono particolari rallentamenti. Devo dire che si comporta sempre molto bene. Come vedete, non c'è il resize del testo, ma la pagina si mantiene molto molto fluida. Parte telefonica come di consueto su tutti i Samsung buona, la ricezione ottima sia in wifi che sotto l'operatore. Devo dire che il telefono è anche molto molto rapido a rientrare da un fuoricampo. Dall'altra parte ci ascoltano bene, noi sentiamo molto bene, il viva voce è davvero ottimo, c'è anche la possibilità del volume aggiuntivo. Benvenuto in 3. Per conoscere il credito residuo, il consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Per proseguire sul 133, digita. Per un'eventuale persona che lavora, per un professionista che lavora con il telefono e ha bisogno di ricevere in ogni luogo, devo dire che è superiore al Samsung Galaxy S6 Edge Plus e vari Note, eccetera, eccetera. C'è di superiore solo attualmente il BlackBerry, che sotto questo aspetto è veramente imbattibile, anche se non dobbiamo dimenticare in Motorola. Per quanto riguarda il display, abbiamo un miglioramento sostanziale di People Age, o meglio un'integrazione maggiore del display curvo, perché oltre eventualmente a poter decidere i 5 contatti da poter inserire nella ricerca rapida, contatti che genereranno una luce uguale al tab, al colore del tab, vedete del bubble quando il display è al contrario, così sappiamo chi ci sta chiamando, funzione secondo me comunque puramente di marketing. Anche perché io non bisognerei di mettere il display capovolto. Dicevo, oltre a poter interagire con i contatti, possiamo eventualmente anche scegliere 5 applicazioni tra le preferite da poter richiamare in maniera rapida con questo piccolo swipe sulla parte destra del display. Solita cosa, con questa piccola gesture possiamo attivare eventualmente delle notifiche, rimanendo comunque con il display spento. Questo fa sì anche che comunque possiamo risparmiare sulla batteria. Batteria 3000 mAh, ma non fa miracoli. Perché? Perché c'è stato un aumento sostanziale del display che, essendo un QHD con una risoluzione molto alta, tende a succhiare molta batteria. Ci sono in ogni caso i risparmi di batteria. Abbiamo il risparmio energetico normale, il risparmio energetico ultra, che in ogni caso ci aiuteranno ad arrivare fino a sera. Ultima nota, andiamo a guardarci un attimino la parte audio. Solito benchmark con TuneIn Radio. Alziamo il volume, chiudiamo la pubblicità. Avrei preferito uno speaker stereo, o meglio uno speaker anche da quest'altra parte, ma devo dire che non posso assolutamente lamentarmi né come posizione, che non attutisce eventualmente il suono, né come volume massimo.
Ma devo dire che questo speaker è anche ottimo a livello proprio di qualità del suono. Che cosa dire? Tra i più performanti telefoni smartphone, o meglio, nel panorama odierno, un telefono che ci darà grossissime soddisfazioni, ma anche un telefono molto delicato. Se lo acquistate, fate bene attenzione a non rovinarlo. È vero, è bruttissimo mettere una cover su questo splendore, però secondo me non dico che è necessaria, ma quantomeno importante. Per quanto riguarda i prezzi li potete trovare sul nostro sito www.multibranddistribution. Avrete, se comprate da noi, anche un'ottima assistenza post vendita da Luigi di Multibrand Distribution. Alla prossima recensione.